I primi sei mesi dell'anno segnano una diminuzione in media dei reati commessi del 25,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Effetti del coronavirus e del lockdown che hanno limitato gli spostamenti e di conseguenza impedito che fossero commessi alcuni reati. Flessione significativa di furti, rapine, sfruttamento della prostituzione. La permanenza forzata in casa di milioni di persone però ha portato all'incremento di altri crimini, come le truffe e le frodi informatiche. I dati diffusi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno parlano chiaro e sono stati suddivisi per province. A Milano i furti sono calati del 9,4%, mentre a Torino la diminuzione è arrivata a meno 10,8%. Le rapine a Napoli hanno segnato un meno 19,7%, mentre a Torino il dato è addirittura di meno 27,2%. Truffe e frodi informatiche, reati che è possibile commettere attraverso il PC anche da casa, invece, sono aumentate. A Novara le denunce dei cittadini finiti nelle maglie dei cybercriminali sono cresciute del 38%, a Sondrio 48% in più. Così come gli incendi dolosi, Avellino ha segnato un incremento del 200%, il sospetto è che si tratti di smaltimento di rifiuti illegali.